Dai, sta buona. Quelle poveracce stavano per morire. Le poveracce? Due stronze piene di soldi, amica, pure brutta, antipatica, poco collaborativa. La tua com'era? Ma che ne so? Ah no, scusa, la tua com'era? La tua com'era? Sì, ce l'avete. La tua com'era? Non lo so, ma com'era? Ma che ne so? Era carina. Era carina. Ma ti piaceva? Ma non l'ho vista, l'ho salvata. Sei pazzo, sei maniaco proprio. Una meditazione che faccio, un'accelerazione che ti dà fastidio sulla macchina. Ma sai, quale accelerazione? Camera car. Questa in passato mi si è bloccata sul camera car. E si può appoggiare la testa. Allora, il mio ruolo, che è quello di Carlo, appunto, questo fratello minore apparentemente superficiale, anche perché uno che lavora nella moda e quindi che è anche un aspetto, insomma, abbastanza fuorviante in questo senso, dimostra di avere anche un cuore e anche una sensibilità abbastanza inaspettata. Credo che sia il meccanismo centrale del mio personaggio, appunto, di un uomo che appare molto diverso da quello che poi in realtà è anche uno che tira fuori un'anima e una attenzione nei confronti di una bambina in un momento di difficoltà, molto tenera, molto, molto carina. Molto... Se ce la porti tu, senz'altro. Se ce la porti tu, senz'altro. Però stai attento, perché non è ancora pronta per parlare di certe cose, perché se sembra normale. Non ho mai momenti di tristezza, sempre controllata. Mi fai? Giapponese. No, mi scoccia che la gente che non conosco si metta a parlare di me. Vabbè, però vuol dire, sei sconvolto, ti accampi su una panchina. No, non sono sconvolto. Ma allora perché stai qui? Ci sto bene. Cioè tu stai bene seduto tutto il giorno su una panchina davanti a una scuola? Non sto seduto qui tutto il giorno. Mi muovo.